Un momento particolarmente difficile per il mondo, nei suoi testi da sempre un messaggio di pace. Sì, è un difficile momento, ma in questo caso dobbiamo lavorare di più e lavorare di più. È semplice, non abbiamo il privilegio di perdere l'esperanza, non abbiamo questo privilegio perché noi siamo qui, questo è il nostro pianeta, il nostro mondo, noi abbiamo figli, io ho tre, c'è figli di tutto il mondo e noi abbiamo la responsabilità di fare qualcosa per loro. Poi dobbiamo continuare a lavorare e esplicare e amare, e la musica è uno strumento perfettissimo per rompere le barriere tra le gente, le religioni, le culture, per unirci tutti. Per questa ragione sono qui. Perché la scelta di Bach? Ma Bach è come l'Everest della musica, la cosa più alta, più bella. È una grande sfida per me, perché io non sono solo una cantante di musica classica normalmente, ma io amo molto Bach, è una missione per me fare un ponte tra la gente e Bach, con le parole, con l'arrangiamento più come dice, semplice o felice, e con il messaggio, dentro le parole. Ogni canzone ha un piccolo messaggio di luce, un commentario della religione, delle tecnologie, delle adolescenti, della sfida dei genitori in questa epoca, scusa per il mio italiano, e anche politica. C'è una canzone che descrive le donne palestinesi e israeliane dalle due lati del muro che separano. Allora, Bach è una piattaforma fantastica per trasmettere questi messaggi, e la musica è sublime. Presentare questa musica a Palermo, nel cuore del Mediterraneo, penso non sia un caso. Ma Sicilia è un posto molto importante per me. Ho iniziato la mia carriera internazionale qui in Sicilia, a Catania e dopo a Palermo. E durante tutti questi anni ho ricevuto un grande abbraccio della gente siciliana, e io sento lo stesso, io amo da morire Sicilia, la cultura e la gente, è un grande privilegio per me cantare qui. Noa, unitamente all'Associazione Siciliana Amici della Musica, fa questo omaggio alla città di Palermo. È come un anno della cultura che continua, tutti gli anni sono anni di cultura ormai a Palermo. Noa infatti presenterà domani sera al Politeama la sua prima europea del suo nuovo lavoro, un lavoro molto importante perché è dedicato a Bach. E la eseguirà per gli amici della musica domani sera al Politeama.